Ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo come al solito per andare a parlare un po' di Catanzaro Ternana, una partita veramente importante per il Catanzaro che tra l'altro giocherà anche alle 3 in primavera 3, ma a parte quello comunque è una partita che è veramente importante con la Ternana, dove il Catanzaro deve cercare di dare continuità dopo comunque una vittoria fondamentale, importantissima a Palermo. Ormai il marchio di fabbrica di questa stagione lì è la discontinuità del Catanzaro, quindi diciamo che mi aspetto un po' di tutto, sinceramente mi aspetto un po' di tutto in questa partita. Io penso che comunque il Catanzaro abbia le carte per poter fare i 3 punti e sarebbe comunque la prima sconfitta eventualmente a parte la Ternana, e secondo me le carte comunque per vincere ce l'ha. Deve cercare di vincere perché, tralasciando il fatto che la Ternana è fortissima, che è imbattibile, gioca bene, ormai vince con tutti, è in fiducia, ormai non la fermi più. Però il Catanzaro deve cercare, secondo me, di portare a casa questi 3 punti per il suo obiettivo, che è comunque quello di arrivare, come vi dico sempre, secondo me, poi non so se è lo stesso obiettivo della società, però per me comunque sono i primi 4 posti in classifica, quello è l'obiettivo. Attualmente comunque siamo quarti, 41, con una classifica comunque corta perché sono più o meno tutte lì, e il Catanzaro deve continuare a macinare e fare comunque i 3 punti anche in casa con la Ternana, seppur, ripeto, una partita veramente difficile contro un avversario sicuramente più forte rispetto al Catanzaro comunque. E tra l'altro ci ha dato 21 punti, ci ha dato 21 punti con ancora 14 punti alla fine della stagione, anzi no, meno, perché comunque sono 19 le squadre. Vabbè, comunque fatto sta che è una squadra veramente fortissima, imbattibile, ma il Catanzaro deve provarci, deve fare comunque punti, deve fare assolutamente in casa, e anche perché no i 3 punti. Quindi per quanto riguarda le prove di formazioni, 3-4-1-2 del Catanzaro con Di Gennaro in porta, Fazio, Martinelli e Scognamiglio in difesa, Garufo e Porcino sulle fasce, Verna, Corapi, centrocampo con Calligneto, Di Massimo, Curiale. Questo quindi potrebbe essere l'11 di partenza. Per quanto riguarda invece la Ternana, 4-2-3-1 con Iannarelli in porta, Defendi, Boben, Contec e Mammarella, Damian, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan e dietro quindi avvantaggiato. Ripeto, è una partita veramente difficile, dove però il Catanzaro, giocando in casa e dovendo comunque raggiungere quello che è l'obiettivo dei primi 4 posti in classifica, deve cercare comunque di portare punti a casa, anche se con un avversario come la Ternana, che ormai è in Serie B. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi!